La notte del 15 settembre, per evitare il controllo da parte di una pattuglia dei carabinieri, lanciarono l'ultima volta l'appello a Falco di cui erano in possesso. Le abbandonarono colpo in canna davanti al Teatro San Carlo di Napoli. Grazie alle indagini e alle analisi degli impianti di sorveglianza si è arrivati ad individuare i due soggetti. Si tratta di due ragazzi, uno dei quali minorelli, che oggi sono stati arrestati. Fu il personale della SIA, addetti alla polizia, a ritrovare le armi e a chiamare quella notte il 112. Grazie ad attività tecniche e all'esame di numerosi video degli impianti di sorveglianza pubblici e privati, i due sono stati individuati. Il minorenne è stato collocato in comunità, in carcere il maggiorenne. Il numero delle armi, il munizionamento, il colpo in canna, indicativo del fatto che le pistole erano prontamente utilizzabili, hanno fatto scattare le ordinanze per l'elevata pericolosità degli indagati. Maxi sequestro di giocattoli contraffatti a Napoli, 25 milioni di pezzi che erano destinati alle vendite natalizie. Sono stati i finanzieri del gruppo di Frattamaggiore ad intensificare i controlli proprio in vista del Natale, a pedinare individui già noti per reati specifici. Tale attività investigativa ha permesso di individuare a Napoli un locale commerciale di circa 650 metri quadri nella disponibilità di un cittadino cinese, all'interno del quale erano detenuti per la vendita e lo stoccaggio giocattoli di noti marchi palesemente contraffatti e non conformi alle normative di settore. I militari hanno posto sotto sequestro l'intero stabile, sito, nonché i giocattoli. Un responsabile è stato deferito all'autorità giudiziaria. Gli agenti della polizia del commissariato di San Giovanni Barra hanno trovato e sottoposto a sequestro 64 piante di marijuana coltivate da soggetti ancora da identificare in un locale terraneo di proprietà del comune di Napoli in attesa di assegnazione quale negozio situato in Villa San Giovanni. I poliziotti hanno percepito nei pressi del locale un forte odore, ritenendo che potesse essere nascosto sostanza stupefacente, hanno chiesto l'ausilio dei vigili del fuoco per accedere all'interno. Aperto il cancello, hanno confermato i loro sospetti, che si trovavano di fronte ad una serra dove le piante di marijuana erano in evidente stato di maturazione all'interno di vasi ed esposte ad un impianto fototermico artigianale che ne consentiva la rapida crescita. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si era allontanata da casa a Torre del Greco senza dire nulla ai genitori, ma è stata ritrovata a Roma. Una ragazzina di 15 anni è stata rintracciata dagli agenti della Polizia di Stato perché, spinta dal desiderio di incontrare il proprio fidanzatino, aveva deciso di raggiungerlo a Roma senza dire nulla ai genitori, che una volta scoperto tutto hanno subito contattato i carabinieri di Torre del Greco segnalandone l'allontanamento. Immediate le ricerche, che hanno interessato anche la Polfer di Roma Termini. Qui le pattuglie hanno iniziato a monitorare i treni provenienti da Napoli, l'hanno rintracciata poi insieme al fidanzato. Individuati dalle fiamme gialle a Ponte Cagnano e a Monte Corvino Norvella e nel Salernitano tre esercizi commerciali che si approvvigionavano di corrente elettrica attraverso allacci abusivi alla rete pubblica. Il mancato introito stimato per la società di gestione di rete è di oltre 160.000 euro negli ultimi due anni. I titolari delle attività commerciali sono stati denunciati a piede libero. Ed è ancora grande calcio legato al Napoli, il protagonista su TCN, Telecapri Sport, canale 87, l'emittente televisiva campana di Solo Sport, riporta in palinsesto un programma di grande successo che è stato un punto di riferimento dei tifosi azzurri. Torna infatti a tutto campo, con tante novità, arricchito sia in qualità che in varietà di contenuti. Da questa sera alle 21 ogni settimana Paolo Del Genio e Cinzia Profita discuteranno sull'andamento agonistico della squadra partenopea, anche con l'intervento di ospiti studio. Amici del Nido dei Nostri Visioni, e per la giornata di direttamente domenica 26 novembre del 2017. Stacchiamo.